Buonasera a tutti e bentrovati su Worthy Avengers Italia. Qui è l'agente Caffri e di seguito vi proporrò un build-up completo per Angrir, distruttore di anime. Ultimo costume, ricompensa premio del capitolo 10 della stagione 2. Andiamo a dare un'occhiata alle abilità passive dell'eroe. Anima oscura smarrita permette ad Angrir di contrattaccare gli attacchi magici di fuoco, ripristinare la salute dopo aver attaccato, inoltre gli fornisce la possibilità di annullare i danni dagli attacchi magici e ripristinare vigore appunto quando questo avviene. La seconda abilità passiva è distruttore di anime, da cui ottiene potere infernale quando un nemico viene sconfitto. In ultimo c'è la passiva ormai classica di tutti i valorosi, che è appunto valoroso, che lo rende immune a bruciatura, freddo, veleno, radiazione e paura. Prima di andare nello specifico del build-up, volevo premettere che personalmente ritengo Angrir un eroe congeniale per strategie che vanno dal bilanciato tendente alla difesa al full difesa puro, quindi con armeria e bonus eroe, stratega e picchiatore, orientati appunto a salute e difesa. Alla luce di questo, la costruzione ISO-8 che ho scelto prevede l'inserimento di 8 ISO-8 solidità reattivo che vanno ad aumentare i valori di salute, vigore e difesa. Una buona alternativa a questa configurazione è quella di mantenere 4 ISO-8 solidità reattivo ed inserire altrettante 4 ISO-8 verdi che vanno ad aumentare salute e difesa. Come ISO-8 potenziato, ovviamente abbiamo a disposizione un solo slot. Angrir ha anche la possibilità di inserire una ISO-8 personale che costa 30 gold in negozio, che lo renderebbe immune a tutti i debuff e tutti i malus di tipo opportunista, ma io ritengo migliore della ISO-8 a gold la sua ISO-8 potenziato Inferno, che si può droppare nella missione 4 del capitolo 6 della stagione 2, facendo appunto la battaglia eroica contro sua sorella Satana, e appunto grazie a questa ISO-8 Angrir acquista l'abilità passiva dall'inferno, in modo tale che il primo attacco che riduce la salute di Daimon a 0 gli ripristina il 50% della salute. Essendo appunto l'eroe congeniale in strategie che vanno dal bilanciato al full difesa estremo, credo che questo aumenti di gran lunga la longevità dell'eroe. Detto questo, andiamo ad analizzare l'ISO-8 elaborato. Sulla prima mossa sono andato a inserire pugni affidabili. È un attacco corpo a corpo di tipo fuoco. Con pugni affidabili le azioni corpo a corpo non possono essere bloccate. L'attacco in sé applica fuoco dell'anima e sentenza. Sulla seconda skill, invece, che è a tutti gli effetti un rinforzo, sono andato a inserire la ISO Grazia, che grazie a questa azione permetterà appunto di rifornire di vigore il proprio team. Essendo il vigore, dopo le ultime modifiche al GVG, un elemento fondamentale, credo che questa sia la ISO-8 migliore da inserire. Per quanto riguarda invece la terza skill, che ha come proprietà speciale quella di essere chiamata alle armi e quindi di non attivare contrattacchi o effetti di contrattacco, chiamata alle armi e nuovamente chiamata alle armi, sono andato a inserire l'ISO-8 elaborato soppressione, che permette all'attacco energia equipaggiato di applicare uno scudo riducendo i danni subiti dagli indebolimenti che infliggono danni nel tempo. Quindi utilizzando questa azione si applicherà un piccolo scudo che vi farà subire danni ridotti dai damage overtime effects. Infine, sulla quarta skill, che è di tipo magia ed è un'abilità di cura, sono andato a inserire la ISO personale di Daimon, profanazione, che permette a fiamme purificatrici appunto di provocare sventura a tutti i nemici. Ecco, nonostante questa sia un'azione di magia cura che si rivolge a un alleato, equipaggiando questa ISO personale tutti i nemici subiranno sventura, quindi subiranno poi danni maggiori dagli attacchi magici e dai relativi effetti. Bene, il build up possiamo dire che è concluso, però prima di salutarvi volevo fare delle piccole considerazioni personali. Come vedete, Angrir, oltre che nella variante energetica, è disponibile anche nella variante spia. Ritengo però più giocabile, più funzionale la variante energetica della variante spia, e spiego subito perché.
Giocando con Angrir Spia si diventa leggermente deboli contro team full attacco basati appunto su Spitfire e su strategie che comunque fanno dei contrattacchi e degli attacchi coordinati il loro punto di forza. Avendo comunque sempre a disposizione un solo Isotto potenziato, e ripeto, la scelta migliore è di equipaggiare l'Isotto potenziato Inferno, contro i team full attacco, essendo spia e trovandosi magari nell'80% dei casi contro Spitfire più agente che equipaggia due pezzi del set Arachnide, questo potrebbe vanificare i nostri sforzi perché comunque due pezzi del set Arachnide sapete che rendono il coordinato con la spada implacabile, oltre che furtivo, anche con colpo fatale. Quindi questo non potrebbe essere, anzi non è sicuramente una buona opzione. Giocando invece con l'eroe energetico e appunto in full difesa, la longevità dell'eroe è sicuramente superiore. E oltre a questo, credo sia appunto la soluzione migliore perché si hanno meno punti deboli. Detto questo, direi che ho veramente finito. Spero che il build up vi sia piaciuto. Se ci sono domande, fatele pure nei commenti. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Una buona serata.